Mediaset, Mike Buongiorno, mandato via come Barbara D'Urso. Il caso Barbara D'Urso sta facendo molto discutere negli ultimi giorni. Secondo quanto dichiarato dalla stessa conduttrice, Pier Silvio Berlusconi l'avrebbe mandata via senza nessun preavviso, dopo averle anzi detto in precedenza che il suo pomeriggio 5 sarebbe stato rinnovato per 2 stagioni. Scavando nel passato, si scopre che c'è stato un altro caso analogo a quello di Barbara D'Urso, che in questo caso riguardò Mike Buongiorno. Pier Silvio Berlusconi, il precedente del caso Barbara D'Urso. Barbara D'Urso ha lasciato improvvisamente Mediaset, con un comunicato stampa divulgato dalla stessa azienda. Nel comunicato sembrava che la decisione fosse stata presa di comune accordo dalla rete e dalla conduttrice, ma attraverso un'intervista rilasciata da Barbara D'Urso, si è scoperto non essere così. Nel passato, c'è stato un precedente, con un caso molto simile a questo che fece scatenare un polverone altrettanto forte contro Pier Silvio Berlusconi. C'è infatti un'intervista di Mike Buongiorno, che rilasciò alla Rai, in cui lo storico conduttore fa un racconto molto simile a quello della D'Urso. Era il 2009 e Buongiorno spiega che Mediaset era ormai completamente nelle mani di Pier Silvio Berlusconi e, a Natale, lui stava aspettando il rinnovo del suo contratto. Non era arrivata però nessuna notizia e ha deciso di mettersi in contatto con Mediaset, e gli è stato riferito che il suddetto contratto non sarebbe stato rinnovato perché non c'erano abbastanza soldi. Buongiorno si disse deluso in quanto lui aveva già altri lavori e non avrebbe fatto richieste economiche esorbitanti. Buongiorno si disse amareggiato perché non era stato avvisato prima da nessuno in nessun modo, e nessuno lo aveva ringraziato per i 30 anni trascorsi in Mediaset. Una storia che per certi versi ricorda molto quella di Barbara D'Urso. Pier Silvio Berlusconi, il racconto di Mike Buongiorno sull'addio a Mediaset. Nell'intervista alla Rai, Mike Buongiorno continuò a parlare del suo addio a Mediaset, spiegando che anche sua moglie fu testimone del fatto che lui soffrì molto per non essere stato nemmeno ringraziato dall'azienda con cui aveva collaborato per 30 anni. Inoltre, Buongiorno raccontò di aver voluto mettersi in contatto con Silvio Berlusconi, per parlare direttamente con lui. A rispondere però fu solo la sua segretaria, che gli disse che c'era una lunga fila di persone che intendevano parlare con l'ex premier, e che avrebbe dovuto attendere. Da quel momento in poi, però, Buongiorno non ebbe più nessuna notizia. La storia sembra ripetersi ora con Barbara D'Urso, la quale ha dichiarato di essere addolorata soprattutto dal fatto di non aver potuto salutare il suo pubblico di pomeriggio 5. Infatti nell'ultima puntata della stagione, aveva semplicemente detto «ci vediamo a settembre». Ora sicuramente per lei inizierà un nuovo percorso televisivo. Come lei stessa ha dichiarato, infatti, il suo futuro è in televisione, fin da quando scadrà il contratto con Mediaset nel mese di dicembre. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questa storia di Mike Buongiorno e che idea avete su quello che sta succedendo a Mediaset? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.